arrivato. Allora, manca del lavoro, è stato conto 675.000 euro, compreso tutto, i titoli brasiliani, gli argentini, l'assicurazione sulla vita, se giro le ali. Sì, perché la befana di mia moglie, se giro le ali, incassa 4.800.000 euro. Ma sono sicuro che non perda, se che tocca la controlla, si ammazza sicuro. Vabbè, dai, facciamo le altre. Però forse è meglio che sto al mondo ancora un po'. Avevo pensato anche di farla su di lei, l'assicurazione. Ma sono convinto che la mia ragnassa la massa. Dai, niente, ora non la faccio. Dai, via, via. Allora, conto corrente questa banca, 198.000 euro. Dunque, allora, quando ho pagato tutto IRE in AI, luce, gas, le tasse, ok, non rimane pulito, allora, quando ho pagato tutto, i miei 12 operai, mi rimane pulito 4.680.000 euro. Ma ragazzi, ma che anno, che anno, che anno, che miseria. Sì, però è meglio che stia zitto. Perché padrone, ecco, mentalità di bravi bianchi, fiore di palanchi, fiore di palanchi. C'è un padrone del bel bravi bianchi, fiore di palanchi, ah. Candumaca. Ah. Poi ti vedo allegro stamattina, come mai, Perché? Tu sei mia discontento. Ah, la felicità tiene in vita, lo sapevi? No, dici qua, dici tu. Sì. E vedi, non noti niente di nuovo. Guardami. Guardami. Adesso sto a guardare. Come sto? Sono stata dal parrucchiere ieri. A Milano. A Milano, sì. Sei dalla parrucchiera a Milano. Sono andata dal parrucchiere Checco, il parrucchiere di Dolce Gabbana e Malgioglio. Ma quando ho avuto che gli avevo sborsare la televisione, ma penso che mi è entrata qua. Ma perché? Cosa c'è di male? Adesso mi ha detto... Ma non partire l'ora, ma andate, perché secondo te non me lo merito questo parrucchiere? Ma guarda, no comment, è meglio che stia zitto, adesso c'è la superba. E vedi, non mi dici neanche quanto ho speso? Invece da subito a Pierluca, dimmi quanto hai speso. Sì, allora te lo dico. Ho speso 765.000 euro. Ma cosa? Sì. No, 765. Ma potevi non fare gli stemmi con te? Ascoltami, più i taxi da Fiorenzuola a Milano, 300. Ma perché c'è tanta ritardo? E poi ho offerto il pranzo a Daniele. E ho offerto il pranzo a Daniele, Daniele. Ma il taxista no? Ma, e poi aspetta, cara, perché non ho finito. Ah no? No, visto che ho saputo. Allora, ho dato da mangiare alle ragazze che mi hanno lavato la testa. Ah, 50 euro. Ah, sì, per far vado tutto spilorcio. Ah, ma perché gli hanno in più lavato la testa? A Milano spazzè, viene la lava e chiappa la sua. Vuole vestire di la via? No, ma cosa c'entra? Ma dai, là. C'era quella che dava giù la polvere. Hai terminato? E allora sa fermo. Vuoi 20 euro? Anche lei? Hai finito? Basta? Ma sono mia, ragazzi. Insomma. Ma non mi dici neanche come sto? Insomma, guardami, no? Come sto? Ma cara, di bei guardisi, ma fa proprio una bella nutria. Ma... Adesso ci ho fatto lì la va a Milano, che la canzone, la va. No, la... ma tu non ci tieni. Ma la sai, ma la non su, ci c'è, tieni. C'è, ma via, insomma. Senta, che parlare di una roba, insomma. Tu mi devi stai trascurando, ci devi pensare tua moglie. Ma che clarire. Insomma, Ernesto, in 7 mesi da mattina. Ma non ti viene proprio in mente niente. Sì. Ti viene in mente quel lavoretto che abbiamo cominciato a Pasqua? Perché era agosto e le festività vanno rispettate. Va bene. Beh, ma a
siete proprio belli, stupidi. Sì, vedete o no? Stupida te. E questo cos'è? Vieni, tua moglie. E questo cos'è? Bulgari, un'altra pubblicità. Sì. Oreficeria Bulgari di Milano. Cogliolo bianco, fattura. Cogliolo bianco, tre diamanti con zaffiri, rubini, smeraldi, impestato. Ah no, impestato. Sul lato sinistro, totale 63.300. Cosa? 62.300 più IVA? Ma dov'è tutto pasto? Tartaretto pasto, porca da miseria, prolima! Ma mi acciappa da stelle, la porti in discarica, la porti a fatti cucci. Ma fatti, che posso un pumicca franca da disarmare? E tu la trovi una sragna più un pitaciò. Che pitaciò la graviglia, l'etagramma, ma scura la mia. Pesame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Isto non guardo che guardo, guarita per te. Ecco qua, sono arrivati il gatto e la volpe. Insomma, apposta adesso, eh? Tilde, Tilde, sai che Rosita ha detto che ci manda un mese in crociera? No. Con costo per te. Guarda Rosita, cosa fa. Questa è molto bella. Guarda come vorrei che fosse mia. Comunque. Ha detto che ne prenderà una anche per me. Cosa fai? La casa ha preso una prima tutta d'oro. Ma così te la puntata. Ma se ti mai filmato in vita tua? Ma c'è pure la prima d'oro. Cosa dici? Ma ci andiamo? Andiamo in vacanza con Costa Crociere. Costa Crociere? Andiamo in vacanza con... Che bello! La sua compagnia che usava una barca che fondava lì a tante fa. Eh sì, che purtroppo c'è un mio su, ecco, dai. Ma in Melai, là, in mezzo al mare, ci stancami che fumano. Là, in mezzo al mare, ci stancami che fumano. Sarà per la mia bella che si consumano. Ma bravo! Vuoi andare in crociera adesso per Buccio? Perché? Ciao, dai! Bel maschione! Su quella nave lì da crociera con quei due occhietti lì! Tu le donne le spogli con quegli occhi, Spogliatoio! Sai, quella fammi il telefono, dai! Guardate, tanto lo do io il tragitto, dai! Adesso scendo Google Maps! La vostra crociera comincia qui, dai doppi. Dai doppi, poi andiamo a Rovereto. Rovereto. Dici la Rosanna. E poi che? Taddeo. Taddeo. Mortizza. E Gervito. E Gervito. C'è poi lì finisce la vostra crociera. E poi. E quando finì la commedia, mi ti attraggi il Mario, Di telefoni no, che è l'ultimo grido, qui non si scherza, Ma mamma, la mia collana nuova, ma dammela un po', dai, che me la provo anch'io. Ah, ma che lusca la fa. Che bella, Sai che mi sembra una duchessa. Sì. Ma che duchessa? Sembra una regina. Ma cosa fa? Ma prima, screanzato. Guarda che si rotte, Si rompe tutto quello che costa. Ma tu che giustamente tu hai i miei soldi, so dire. Tilde, guarda le abbie. Ma guarda, ci restano vecchi che... Ma senti, ma chi è la porta? Ma cosa? Allora, Gemma, tu che stai a casere? Ma c'è quel solo imperfetto. Perché tu mi hai fuoco al potasso più stesso. Ma e se noi ce ne andiamo un mesetto a Campiglio? A Scià? Sì, papà, mamma, voi in agosto ve ne andate lì in un bel alberghetto che fa per voi, 5 stelle, mandamento 16. Che bella da Scià che vi imbambile, dagli spadri se dagli figli, Guai a te se puoi maltrattarmi più,
avrà il diritto di divertirsi e di far divertire. Ma ti viaggio al due? Sì. Viaggio al due? Ma ti viaggio al due? Ma ti fa un S col bicea? Ma la salì, come vuoi andare? No, adesso ti spieghiamo a fare una S con un bicea. Fai il palo a volta? No, sì. Sì. Tu. Andiamo a fare il footing, eh? Sì, sì, non ho fatto anche la bella tromba d'aria, passa da te, ho detto che si tromba. No, si trombava, sì. Ma si dite proprio le rosso, sempre suona, ha sognato di suonare la tromba. Un egoista e un maleducato. Sì, 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 sì. Ma finirà la storia, dov'è la finirà? Pronto? Sì, Padre Ernesto, metti sul corpo del vecchio.
figlia, mia mamma e mio papà. Di tuo marito che vi ha sopportato fino adesso, ma ancora per poco, vedrete, ancora per poco. Mamma, noi ci ritorniamo. Sì. Alle... Sì, andate. No, aspettiamo. Andate. Adesso c'è per tranquillo. Pronto? Sì? Oh, grazie di aver chiamato. Grazie, sì. Sì, 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 ho un problema. Avrei le unghie delle mani e dei piedi da tagliare. Sì, sì. Ma ho anche qualche callo, sa? Sì, sì, sì. Ah, va bene, ma allora venite qua. Sì, 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 quando vuole. Ma va bene, grazie. Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno. Oh, sì, ma avrei anche un problema vero e proprio, bisogna anche di un'unica, perché... Sì, e vabbè, mamma, li tagliamo anche da qui. Oh, sì, ma cerca, non c'è niente, anche lì devi incontrare più. Quante cose mi più stessa, io ne ho messo, e c'è di 80 centri, 80 adesso. Che cosa, mamma? Perché che sei prinso, stanchi fuori di me? Perché quando prenderete una bella pedata nel culetto, vi lascerò una bella impronta. Za! Dice, ti mostra un bel occhio se cavun, perché che la mia è normale. Va bene, la mia è via, 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 via. Io non so cosa ci sia di male, comunque, a parte dell'igiene della persona e della pulizia, insomma. Mani pulite e piedi da poter mostrare a tutti. Ah. Sì, sì. Ah. Oh, sì, secondo me il tempo è già da poco zitto. Pronto? Sì? Sì? Sì, 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 sì. Va bene. Pronto? Sì? Sì, sì. Ma... Pronto? Sì, pronto, sì. Sì, sei uno stronzo. Sei uno stronzo o uno stronzaccio? È uno stronzo se sei una donna, eh? Sì, ciao, 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 bravo, 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 complimenti. Ma lo sai chi era? Non voglio sapere, non interessa niente. Povera me. Ancora spari in mezzo alle... Al maresciallo di carabinieri. Sì. Ma cosa c'entra il maresciallo dei carabinieri tu casa nostra, dimmi? Sì, perché mi ha fatto un favore, che poi ti dirò. No, adesso mi spiego, mi sei cattiva! No, no, sì! E tu hai offeso un pubblico ufficiale, eh? E adesso come faccio io? Dimmi come devo fare. Guarda che mi rompeffio bene. Guarda, ti ho detto in giro. Ma cosa stai dicendo? Ma tu è pronto, Masalina! Me lo dobbiamo lasciare dei carabinieri? Sì, sono di tazzini. Ma dai, no! Ma non si vede! Ma dai, ma no, ma no! Ma dai, ma che cosa? Ecco, adesso rispondo. No. Sicuramente ancora no. No. Ma che vale? No, rispondi. Pronto? Sì, buongiorno, sono maresciallo. Sì. No, mi devi scusare perché... No, ho capito, sì, no, ma ci mancherebbe... No. Sì, va bene. D'accordo, ma... Ok, signor maresciallo. Tempo di mettermi un paio di scarpe e sono da lei. Di nuovo, mi scuso. Va bene, arrivo subito. Tombola! Tom! Sì, eh? No, ma io non ti abbastanza disgrazia, perché anche il maresciallo carabiniere. Adesso devo andare in caserma da lui a giustificare il mio sfogo per colpa di un orco e di una cretina come te. Ah, sì? Ah, sì, eh?
Adesso è colpa mia, le colpa. E chi ha questa colpa? Sai cosa faccio? Che io vada, ma sarà meglio che io vada, perché sono qui. Ma sempre ciò che ma sai che te ho un'onda, figlio? Vado a vedere i nostri figli. Bravo, bravo, vai, dai. Porca di miseria, ma c'è più che la vigna, ma adesso siamo anche. Buongiorno, signor Ernesto. Buongiorno. Senti, ma lei sarebbe... Ah, comandi, passa via, la mi sono la donna delle pulizie. La donna delle pulizie? Ma da quando, dico? Da quando in quando? Da adesso, signor Ernesto. Ma non si preoccupi, la signora sua moglie mi ha capito tutto quello che devo fare. E vado tutto mi, fa tutto per tutto. Ma posso sapere un attimo almeno il suo nome? Comandi, mi chiamo Francesca, ma gli amici mi chiamano Frenchy. Da tutto fare, perché fa tutto mi. Però con me ha sbagliato parrocchia, guardi, di là c'è mia moglie, c'è mia moglie, c'è mio suocero e mia suocera, vado a abbracciare mio suocero, eh? Comandi, mi faccio come dice mio padrone, la sua signora, comincio dal suo suocero. Brava, brava, vai, vai, prima porta a sinistra. Occhio la tinte! Ciao qua, non riusciamo. Eh sì, a scuola e in ufficio, eh? Ciao, ma non rompe le palle, devo dovere che vuoi. Ma che vuoi? Guardate, guardate che famiglia di disgraziati che ho! Prima mia moglie! Ma di me, gli altri se mia moglie è normale, la famiglia! Sì, questa, di quel corso altri. Ma adesso non mi scusi, a mamma che hanno fatto i fuori là. Ma chi? Ma chi le ha detto così? Chi? La signora, sua moglie. La missione mia moglie. Francesca, a proposito di mia moglie, ecco. Comandi. Come mai l'ha chiamata a lavorare qui? Eh? Ah, a me non mi impiccio, eh. Ah, lei non si impiccia. A me pago tutto per soldi. Ah, sì. E la sua signora l'aveva detto che mi dà 1.800 euro al mese per fare tutto. E mi pago. Grazie, non lo so. Francesca, Francesca, cara. Ma sì, un attimino. Adesso lei non tocca niente e non fa niente fin tanto che non glielo dico io. Adesso lei pensa, fa, poi si va a fare il suo lavoro. Va bene, Francesca. Comandi, mi fanno come dice il mio padrone la sua signora. Comandi. Una rifusa grossa vuole una famiglia, donna lì che è stanco. Allora, tesoro. Governante. Guarda, parli mie se non fa una strage. No, ma questo mio, ma con tutte le brave donne che ti mostro lì, se ne faccio un fagumì, fagutì, 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 ma porca miseria. Ma di la sera mia mo' presentata, ma va che bella vista mai di Inde Bragat. La sua, Capirei. Ma un bel picatico perché. Sono convinto che guarda gliel'hai suggerito tu. Ma che te buono tutte buone. Ma che antipatiche te. Ma sì. Invece di aver scontento, lei è solamente molto espansiva. Sono espansiva. Sì. Al giorno d'oggi bisogna essere aperti alla vita. Arrivederci. Insomma, la vita è già così monotona. Sì, cara. Un attimo, ecco quando la sento quindi. Oh, sì. Sì, porco, posso scusarmi, la ciamba ciamba espansiva, può figurare. La ciamba più sempre che mi capo cantiere, con la zecca, mi mettevano bene. No, no, tenti la meruena, tenti la meruena. Pronto? Sì? Sì, glielo passo in casa, sì, è per te. Oh. La mia maresciale a dare un'amica adesso. Dai, rispondi. Pronto? Sì, buongiorno, signor direttore, dica. Come? 34.000 euro? Ha firmato mia moglie? Sì, direttore, non ho tempo di mettermi un paio di scarpe e sono da lei. Ma Rosita! Rosita! Ma tu, dove sta qui? Rosita! Rosita! Rosita!
interessa con i giochi? E togli a Roma, perché così... A tutti e se intanto su mi fai a un più basso. Allora ripriamo questa casa. Dai, fate un bel trenino in tangenziale contro mano. Dai, forza. Prendete su vostra figlia e i vostri nipoti. Francesca, mi raccomando, Non si preoccupi, pensami, bravo, tutto lì. Sono io la Rosita. Senta, l'aspetto qui allora, A casa tua. Sì. Fra mezz'ora. Sì. Sì, a dopo. Francesca? Comandi, signora. Senti, comandi. Vieni, devo parlare. Senti, ascolta, allora io ho pensato. Mi raccomando, Allora fai di ciò che ti ho detto, Mi raccomando, allora, tu, anzi, sì, insomma, mio marito non deve resistere al tuo fascino. Ma non si preoccupi, signora, non si preoccupi. Basta che faccio un po' così, non mi resiste nessuno. Sì? Così? Sì, così. Va bene, va bene. Mi raccomando, allora guarda, in questa casa vige questa regola. Se c'ero non vidi e se vidi non c'ero. Se c'ero non vidi e se vidi non c'ero. Se c'ero non vidi e se vidi non c'ero. Brava, brava. Sì. Allora io vado, sì, mi raccomando, tu sei la padrona di casa. Non si preoccupi, signora, go capio, ma come la capisco? Che pensi in me? Che pensi? Allora io vado, mi raccomando, mi raccomando, fai ciò che ti ho detto, Non ti preoccupi, signora. Se c'ero non vidi e se vidi non c'ero. Se c'ero non vidi e se vidi non c'ero. La biondina in mondo è una, l'altra sera. Stia calmo, su.
sveglia mio marito. Sono uguali, eh? Però mi hai sempre detto che hai avuto qualche speranza. Sì, che è l'ultima a morire. Dottore, stia calmo, per carità, che se si sveglia, a me... Zina! Ecco. Zina! Adesso deve visitare anche lui, eh? No! Sì! Accidenti, mi sono ricordato di questo momento che ho delle distruggenti da fare. No, non voglio scappare. No, amore, devo andare. No. Torno presto, ma... No, ma che amore? Amore, ti amo, Rosita, ti amo! Rosita! Oh, madonna! Ma l'hai visto? Sei proprio innamorata. Guarda che mio marito, che non capisce un tubo. Rosita! Sì. E allora, ma rispondi? Faccio a me. Sono da scacciare? Allora, c'è stato il dottore? Sì. E che malattia ti ha trovato? No, ma cosa ti frega? Sono malata e basta. Sì, lasciamente malata. Senta che, te l'ho detto che te lo devo dire? No, sì, certo di, ma adesso... Abbiamo un ospite. Per esempio? No, senza esempio. Vieni qui la Smeralda, la mia amica. Ascolta, la Smeralda, lo sai che è rimasta in lutto? È in lutto da 4 giorni, poverina. E allora l'ho ospitata. Era il minimo che potesse fare, insomma. E sola come un cane. Poverina, la parla a casa del buon Gesù che chi entra non esce più. Ma sono ben contento. Sì? La mia tilde me l'ha data. Sì, grazie. E a te? Le ha dato una soddisfazione enorme. Oh. Le ha fatto un massaggio. L'hanno fatto, guarda, nel senso... Le ha dato... Sì, perché il verbo dare in questa casa ormai è molto raro, sai? È vero, tilde. Senti, fatti i fatti poi. È vero, pensaci bene prima di parlare. La vita, e la vita è bella, basta avere un'ombrella, che ripara la testa. Io un giorno di festa, senti ragazzi, le mie domattine, ma finì che c'è per accendere il polistirolo più bello. Sì, la sai l'ultima? Lasciami appuntare. Sì, io mando i caportesi le vita normale. Oh,
arte culinaria? Io adoro il pesce spada tutti i giorni, il salmone, l'orata, non mi stanco mai di mangiarli. A te piace il pesce, vero Ernesto? Sì, mi piace, ma dopo tre giorni puzza. Che schifo, che schifo, che schifo! Ecco, sì. Che schifo, che schifo. Mi piace, sì, ma... Ma ti ero un totano. Mi piace, però in questa casa qua non ci rimarrà, ci rimarrà poco da mangiare. Un po' di mortadella, un po' di soprassata. Sai che in terra è soprassata. Ma schifo, schifo, che schifo! Non ci piace tanto il pesce, lo vai a comprare tu e ce lo mangiamo tutti assieme. Ah, ma anche lui usane. Che sfigliorcio che sei! Ma che bella lei. Mi fai fare una bella figura davanti alla mia amica. E lo faccio portare qui tutti i giorni. Ma sì. Come fa te, eh? Va! Merda, non facci caso, eh. Perché guarda, ultimamente è tanto nervoso, tanto nervoso. Vorrebbe... Secondo me ha bisogno di farsi curare. Sì. Altro che... Mamma, ma cosa state guardando? Che film è? Ma è Richard Gere! No, ero così freddo! Richard Gere! Che bello! Io sono tutte le sere che mi fa i massaggi! Perché, Linde, a te non piace Richard Gere? Ci vediamo dopo, vado a fare una doccia! Buonasera! Sì, una doccia subito! Sì. E io ti do il mio bagno schiuma! L'ho pagato 96 euro, Pensa che fa resuscitare i morti! E sarebbe meglio che facesse morire i vivi! La da ospitatù, la da roba tu, la da mangiatù, la da...
cosa? Rosita, ha scatulotti.
E a tutti? Perché non mangia bene col cane. Ma certo, papà, e non devi continuare a ricordarmelo. Guarda che ieri ne ho preparate 100 scatole. Ma la mangiare! Biletto di mangio? Sì. Ah, non muovi, mi piace. La mia piace bene il scatolo. Ma sta andando alla zia, ma fa scuola! Pronto? Sì, buongiorno. Volkswagen? Sì. Due maggiolini Volkswagen, uno bianco e uno rosso. Sì. Come no? Sì. Ma che va bene. Buongiorno. Che gente simpatica. Sta ben gentile così, non è che perché... Ascoltami un attimo, sei stato tu che hai prodotto due maggiolini in Volkswagen, sono arrivati! E ascolta, allora li coordinati per quei due deficienti che sono io. Ma cosa stai dicendo? È il tuo fermo della villana! Perché hai comprato quei maggiolini di là? Dimmelo. Adesso mi fai paura, Stai calmo, Stai calmo. Dimmi. Se ti calmi, mi calmo. Ti spiego. Calmo. Sì, sono calmo. Sono calmissimo. Allora. I nostri figli si sono fidanzati. Lo sapevi? Si sono laureati, si sono fidanzati. Ecco, allora. E allora? Sì. Cosa vuoi? Che vadano in giro sulla canna di una bicicletta? Sei stato giovane anche tu e lo sai cosa succede? Certo, lo so cosa succede. Ma i maggiolini? Chi li paga? Io? No! Io li pago perché tu hai i miei soldi e te li sparmi! Ma porco miseria, ma sei stato lì tu vivi da sola? In sta macchina che sta su in quarta? Ma te l'ho già detto, Ernesto, insomma, sei stato giovane anche tu, e poi, porco bene, che ti porti me? Eccola, ma scusa Rosita, ma non ti ricordi, tu e io quando eravamo giovani, fatemi rimettere, bastava una bicicletta, una canna della bicicletta. Una volta che era anche la canna, sì. Ma comunque non ti ricordi? Io stavo un nero, un naso sul nero, stavate di cinese. Un cucudano. Andava bene più. E adesso i maggiolini! Ma adesso, no, dai su, io voglio sapere la spesa. Cos'è? Allora, no! Dimmi al mio che fa la finta il tuo amico. Ma sa che da usa? Oh, bene capito, che cagga, ma che cosa da usa? Che fa potete la mia migliore amica? Sì, Gustavo. Ah, che base, Gustavo, io ho bisogno della tua protezione, perché guarda che faccia che ha, mi fa paura, mi fa paura, sì. Tutto questo casino per due Volkswagen, sì, con i vetri oscurati. Vuoi che guardino dentro? E noi gambettati si guardano dentro. Sì, con l'navigatore, ben si intende. Vuoi che si perdano? Gambettani si perdono, no? Gustavo, ho scelto un modello con i sedili in pelle. Perché con tutti quelle allergie che saltano fuori al giorno d'oggi. Le allergie, è vero, la pelle, i sedili, le allergie. È vero, bravo, stava. Gustavo, poi fatti lo spilorcio per due telecamere sul tettuccio per avvistare gli intrusi. Ben si intende. Adesso, adesso te lo devo dire. Non hai amore per i tuoi figli, li dobbiamo proteggere, Da te lo dobbiamo proteggere!
sei capace di tutto tu, eh? Allora, adesso te spiego. Sacra fai da papà, da panoramica. No, no, le fotografie panoramiche dell'inferia. No, no, allora, da i... adesso guarda il corpo. E mi ha fatto un contratto di 3.000 euro al mese. E scusa, aspetta. E lui che ha il suo, ha tutta la me... Rosita, capito mi hai? Ma mi dici da Cagliari. Io? Non parla. Ascolta che non conti in bocca, eh? Prova da volte, sei con me che quando che fai il suo bisogno. Ernesto, Gustavo, ma insomma, ce l'hanno tutti i politici la guardia del corpo. Ma perché non posso averla io? Sua mia, la fa la guardia del corpo, che lui è celebrata, che tale, che ne ha... psicologo più famoso d'Italia la c'ha in carica, che uomo. Fa famiglia fake fa, lui, fa stessa del tua. Smettila. Rosa? No. Pronto? Pronto? Dolce Gabbana? Ah, buongiorno. Sì. Sì? Mi manda la stilista qui? A domicilio? Ma allora mi fate un regalo. Con solo 3.500 euro in più. Sì, sì. Allora, dunque, con un totale di... Sì, non c'è problema. Va bene. Allora, guarda, l'aspetto qua, quando volete. Sì. Ah, io ci sono sempre. Sì, grazie, buongiorno. Di, Rosita. Sarà bene divisa che per me. Draghi curti. Ma sì, Gustavo, secondo te. Non ci ho pensato io. Adesso quando viene la stilista a guardare il modello per me e prenderà le misure. Tutti, eh? Sì. No, adesso sta bene. Sì. Pronto? Come? Mercedes? No, scusi, ha sbagliato. Gli ho detto che ha sbagliato numero. No, ha sbagliato numero! È nulla! Porca miseria! Rosita? La che mia. Rosita? Francesca, vada da me. Rosita? Ho detto no, devo solo parlare. Ma se ti dico Mercedes, sì? Ti viene in mente qualche cosa, non so, Mercedes? Sì, è la Mercedes, è la macchina che trovo anche la Merkel da dare in giro in Germania. Ok, perché ti piace la Merkel? Gli amici. Oh, Ernesto, insomma! Ma secondo te, la mia guardia del corpo, quando mi porta in giro, con cosa mi porta in giro? Con il girello? No! Dottore,
dottore Vega! Del dottore Vega, la prego! Mi visiti? Sì, voglio guardare le orecchie. Ma le orecchie? Sì, voglio la mamma di te. Che ben sudato. Non devo respirare? Sì, sì, respira, respira forte, respira forte. Dottore, dottore, sì. Anche la prima fila che la siete spaccata. Sì, quello va con tutti. Quello va con tutti. Non lo butto la prova! È così. Questo va girato. Cosa? Cosa? Mi dite che cosa? Lei ha una gravissima tachicardia. Perché? Non lo so. Il suo cuore è fatto così forte. Non lo so io. Perché? Non lo dico. Perché? Perché? Il basso cuore è così forte. Si confidi. Ma... così mi so regolare. Ma regolare a far che cosa, dottore? Ma lei dorme di notte? No. Risponda sì. Ok, no, non dormo. E di giorno? E quando? Risponda sì o no? No, dottore, no. Mangia con appetito? No. Mangia regolarmente? No. Ma ha dei problemi con sua moglie? Quindi dottore, ma lei che cosa gliene frega? Me ne frega come? Fa parte della cura, si confidi. Sì, ho problemi con mia moglie. E di che genere? Ma dottore, non per sbagli un po' l'impoto curioso, Di che genere? Mi dite che cosa hai fatto? Su, dai! E sua moglie? Com'è? Calda? Ho fretta. Ma dottore, allora! E come insomma, sua moglie calda, sua moglie fredda, ma la sua moglie è buie! E vedi che cucullone, tu fa. Insomma, porca miseria! Mi dica, mi visiti e basta, no? Caro Ernesto. Caro Ernesto. Lei ha bisogno di riposo. Ah, mo. Davvero? Esco un po' da questa casa. Sì. Si faccia una bella vacanza all'estero. Vada. Vada Santo Domingo, Mar Rosso, Marrone, Marsupio, vada, vada. Vedrà che quando tornerà, queste tacche non si ripeteranno più. Sì, ma ascolti, vedrà che sarà talmente rilassato che non vorrà più tornare in Italia. Lo faccia, tanto è ancora in tempo, lo faccia. Ascolti il mio consiglio. Oh! Evviva! Dottore, guardi, ma molto probabilmente ha ragione. Andare via all'estero, insomma. Allora, ma come scandisce questa sua proposta di versione? Lei sembra che sia un pochettino coinvolto con mia moglie in questa, Che interessi potrei avere, Ernesto? Che interessi potrei avere, Ernesto? Dottore, secondo lei sono scemo io? Sono scemo, dottore, me lo dica! A me gli occhi! Ma negli occhi, dottore, ti guardi? No! Ecco, ci siamo capiti, dottore? Ernesto... No, senza no! Ecco, allora, la cura che ha proposto me di andare un mese, provi a proporla a mia moglie. E poi, mi sa dire il risultato. Ma quello mi risponde, sì! Ma guarda, ragazzi, com'è gentile, guarda! Ma quello ma quello si può! È troppo gentile! Ma no! Grazie, dottore! Allora, fate vedere su moglie, chiamarmi in ambulatorio. Certo, grazie ancora, certo. Grazie, gentilissimo. Certo, prego. La borsa? E se vuole la prenda su, dottore. Sì, certo. Ho anche questa notizia, veramente. Va bene, prego, prego, dottore. Grazie ancora. Ha preso su tutto? Sì, te ne sono tu. Bene. Grazie, Va ancora. Bene. Certo, dottore, arrivederla. Salve. Chiudi la porta con te. D'accordo. Tigra. Ho mai visto un dottore se fare un secondo dopo aver visitato un paziente. Ma che roba lì. Pelura? Ma stai? Cos'hai detto al dottore? Insomma, un po' di tachicardia, devo stare un po' più. Comunque mi ha detto che ti vuole parlare. A me? Sì, e vuole che tu vada in ambulatorio da lui. Ti ha detto di chiamare, chiamo insomma. Ah sì? Sì. Vabbè, chiamalo. Cavolo signore. Pronto? Sì, dottore, sono io. Senta, ma è vero che...
Sì, va bene. Va bene. Sì. Arrivederci. Ma allora le vera. Questo detto, scusami, Ma cosa vorrà? Ma amore, semplice, aiutarti, no? Ad averci i soldi del papi. Ad averci i soldi dell'Ernesto. Anche se facciamo due spaghi. Ci beviamo sopra Don Perignon. E adesso facciamo un bel caton. Mamma, i maggiori sono arrivati o no? Sì, sono arrivati, eh. Andate pure a ritirarli, ragazzi. Che ci hai fatto mettere almeno le TV in 4K o la solita poverata? Ma certo! Ma secondo te ci mancherebbe altro? E certo, Alice, la mamma pensa sempre a tutto. Sapete che ha messo su anche il water e il bidet? Ma mi raccomando, quando usate il water tirate l'acqua, eh! Anzi, fate una bella cosa, fatevi inaugurare la vostra mamma, eh! Maleducato. Proprio, maleducate. Non ascoltatelo, va. Sentite ragazzi, io vi ho fatto una bella sorpresa, allora, domani e per il prossimo weekend con i vostri morosini vi ho organizzato un bel weekend all'Isola d'Elba, in un hotel a 5 stelle. E io pago, avevo ragione, Totò. Siete contenti? Vecchio finito, noi ce ne andiamo in concessionaria. Sì, andate a prendere Alice. Le macchine e non dimenticatevi di dare la mancia al meccanico Giuseppe, che mi ha provato la pressione delle gomme. Ecco qua, 50 euro. Che maniera, ma dammi le 50 euro che me la faccio provare io la pressione. Ma perché? È bello provare la pressione. Meno male che paga sempre tutto la mamma. Ma che mi è debito, ma la paga sempre tutte! E ti basta ancora da 3.000 punto fai? Pronto? Sì? Sì? Ah, me l'ha spedita? Sì, me l'ha spedita via mai? Sì, le foto, va bene. Allora vado a vedere giù in ufficio, sì. A dopo, grazie. Ecco qua. Ma secondo te era pure importata dal giornale, dai. Buongiorno, sono Ernesto. Buongiorno, Francesca. Mi fa la popolina tutto il giardino, Sì. Ora sto a lavare le foglie. Ora scopa sul marciapiede. Bravo. E fuori di tutto, lindo e pulito. Brava, Francesca, no. Francesca, ma che buon profumo che ha. No? È quasi inebriante. Ma è una sciocchezza, me lo ha regalato sua moglie. Ah. Siete Christian Dior. Ancora 120 euro. Ancora 120 euro, ma... E mi dava di più! Non c'è più sei che mi capo cantiere! La mia ricca di più! Qui in casa da dove comincio? No, guardi, qui là no, perché ci sono gli ospiti che si stanno lavando e cambiando. Come lavando? Lavo tutto mi in questa casa! Francesca, in questa casa c'è anche un uomo, Ma mi lavo gli uomini, le donne, i puteri, i veci! Sì. Lavo tutto mi! Oh. E se avessi bisogno di lavarmi la schiena, me la laveresti, Francesca? Ma certo, signor Ernesto! Ma mi lavo anche i pavimenti! Lavo i piastrelli! Guarda la macchina! Va bene, Francesca, va bene, caro. Però
lavorare. Ma me? Faccio già tutto me? Faccio tutto me come da contratto? Faccio tutto me? Ho un'idea, Francesca. Ti aumento lo stipendio. Ma che spettacolo, che spettacolo! Ma senti,
Ma quante cose possiamo fare su questa barca qua, Sì. Mica mi sembra piacere pescare. Sì. Pesca d'alto mare. Quanti tonni, qua, quanti pesci spari, cosa stupire, che porrota fa. Dille. Rosita, a proposito. Quanto posto te ne papà? Papà, mia volta, Dunque, c'ha 16 posti letto. Poi ci sono 3 bagni con la televisione. Poi ci sono le vasche di idromassaggio. C'è una sala per il ricevimento. Insomma, volevo fare anche un po' di più, ma ho fatto un po' di economia, perché sennò si inversa tanto Ernesto. Ma così, a bordo c'è anche una piccola piscina, perché lo sai che a me piace fare il bagno nell'acqua? Ma mamma, secondo te? Ma è stato il mio primo pensiero, ma certo che c'è! C'è una piscina ed è tutta tua, personale, ci fai il bagno solo tu! Mi sarò il tuo bagnino! E ti tignerò la testa su tacco! Ma dimmi un po', ma hai trovato che bel macio che guida la barca? Ma chi mi ha venduto la barca mi ha anche procurato un quannudo, un quannudo, tu, insomma, sì, e io guardo per non sbagliare, ne ho scelto uno bello giovane e muscoloso, che tra l'altro, guarda mamma, mi costa proprio una sciocchezza, 9.000 euro al mese, ma con queste le spese, La barca 1.330.000 euro. Ma Ernesto più IVA, Perché più IVA con giorno di cassetto? Ma papà, più staccato IVA. Allora, andiamo a festeggiare. Sì. Andiamo tutti al ristorante a festeggiare. Ma che ce frega, ma che ce importa, se l'ottamino ci ha messo l'acqua e non venivo. Rosita! Che mangiava dai che robe, c'erano stati delfini, siccome gli erano delfini. Ah certo, solo loro potevano fare quei versi lì,
cinguettavano, fischiettavano, che sembravano degli usignoli. Mi un delfino che cinguetta come un usignolo, ma però lo caccia anche il dormito, perché tutti a riga. E quando c'era, che è convinto già. L'orchestra Bagutti a bordo, 22 invitati. Ma che lo... Senti che c'era di momento, c'era tanta agità, sarei stato in atto. Perché sono mie volte, se no le spazio in atto. Il pesce, quello che ci ha cucinato il capitano Johnny, fresco, appena pescato. È vero, vero. Certi filetti di tonno alla griglia. Il fritto, che buonissimo. Gli spaghetti appetitosi alle bombe che io non avevo mai mangiato così buoni. Ma... E il nostro Ernesto in un mese di tempo non si è mai visto una volta. È proprio... Ma lo sai... Non guarirà proprio. Sì, per sé me le fa. È la sua vita quella lì, è la sua vita. Lui basta guadagnare. Non spettere. Guadagnare. Venga, pensa che le presento mia madre e mio padre, venga. Buongiorno, mi voglio le padre. Sarà. Je suis bon. Couturière di Dolce e Gabbana. Couturière? Sì. La sarta, papà. Un couturière? Papà, la sartura. Certo che siamo in forma noi. Senta, le presento anche la mia guardia del corpo, Gustavo e Ivone. Molto piacere. Oh, madonna, guardia del corpo. Ma lei è veramente una bimba. Ma grazie del complimento. Sì, insomma, io sono un po' la regina della casa, sa? E faccio in modo che la mia vita non sia mai monotona. Giustamente, se è buon lei che può. È giusto vivere la vita al top. Approfitter de fête, de voyage. Oh, madame, lei è di un'intelligenza squisita. Se un onore per moi l'incarico che mi avete dato. Sì. Da chi comincio a prendere la misura? Che siete nombreux? Ah, oh, ma mani sono nombreux, cara. Sì, sì. Pardon, volevo dire, siete in tanti? Sì, dai papà, mamma, su chi sarete in grigio? Io lo voglio grigio. Grigio, fumo di Londra, che sparcele con i capelli. Invece io voglio un tesoro tutto farfalline, rosso, pompeiano, camidona. E poi è un bellissimo abbinamento con gli occhiali. Madame, le couleur après. Je suis habituée à prendre la mesure. Ah, la mesure, prima. La mia guardia del corpo, e ci vorrebbero due vestiti, sì, perché sa, quando andiamo in giro insieme, se si dovesse sporcare, così c'è quello di ricambio, Gustavo? Sì, qualche cucù. Compro una vocale, dai, su. Qua quando in giro se va per canoce, casche che si va a... Hai casca che si va a... Fico! Anche io, anche lei dovrebbe essere un bel figo. E lei dovrebbe essere una bella figa. Je suis garante che sarei le meilleure. Ah, le meglio. Ti quando sei in giro a fare la strada, ganda farmacia, guardaci. E ganda di. Oh, che bel mio corpo, che è. Mio corpo. Mio corpo. Buongiorno a chi non c'è. Sì, lei è una mia amica, siamo amiche da una vita, sa? E adesso vive qui con noi. Oh, sì.
si è fatta male? Si è fatta male? Ma che scherzone! E tu sei rialzato per l'allegria? Comunque, nessuna preoccupazione. Che dolce gabbana non sbaglia di jamais. Giusto lì, je suis allée dalla Marcuzzi, la presentatrice. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Che gnocca la chiesa! Le parpaglioni! Oh, i parpaglioni! Il pagamento! Ecco, no, che si aggirerà intorno ai 50.000 euro. Potete pagare con carta di credito cash? Cosa ne compri? Sì, sì, la compri, la compri! Sì. Va bene? Certo, si va bene! Sì. E allora, c'è un po' pa' che si arriva, eh? Papà, ti manda dal calzo di me! La mesure? La mesure? Ma che oggi cosa? Ci vuole, ci vuole! Orbata! Orbata, orbata! Siete contenti? Viva la vita! Sì! Allora, noi sabato andiamo in crociera. Sì, 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 andiamo in crociera, facciamo una bella settimana sulla barca. Viene il dottore. L'ho invitato anche lui perché potrò essere per tanti impegni. Sì, sì. Signor Mario, che fa un massaggino anche oggi. Ah, sali su, sali su. Ho fatto dopo tutto più in attività. Gustavo, tu devi fare la mia parte del corpo e basta. Signora, la stanza del seduttesto si libera? Sì, ha dormito in cantina. Guarda, ultimamente non lo capisco. Non lo capisco. Lo capisco io, signora. Ah sì, cioè? A Venezia si dice, ma poi intendi tu? Poche parole. E perché ride così? Papà, è contenta. Ma chi è che non è contenta in questa casa? Ce n'è uno solo. Ti adoro, Rosita. Sì. Grazie, grazie mille. Sei veramente un'amica e voglio restare in questa casa con te per tutta la vita. Ma certo, svelata, ma sì. Però prima vado a fare la doccia con la melana. Allora Gustavo, scusa, facciamo così. Tu hai la cassa, i soldi li maneggi tu, fai tutto tu, va bene? Ma, per me va bene. Bene. E rimangiù ciò. Cretino! Ma cosa è successo? Ma di allora?
uomini e donne? Ma... Oh, adesso è fatta la gamba, eh? Come sta? Ma adesso... Mattia, io stavo, lei stava... Si stavano, Mattia, allora! Mamma, sai che supersonico non ho visto il semaforo della piazza del mercato? Ma sono 10 anni che c'è una rotonda! Allora! Insomma, ho dato la precedenza e... Per, con l'altro. Che maniera, Per? Per, papà! Ci siamo scontrati noi due! Ma tu lo sapevi, non mi hai detto niente! No. Tu sei falsa come Giuda, lo sapevi! No, cazzo, per me ti devi vendere ancora, no? Ma porca, ma ti parlo da su, Ma vero, perché io non sei bianco, porca di sfiga, mi ti chiami culo! Tinte, seta! Pronto, Volkswagen? Seta! Ma che Volkswagen? Guarda, Rosita, mi ci farò 36 in cala di galera, ma farò la fine del tuo amico, ma guarda, ma me ne soddisfaccio! Una poltrona antica classicesimo? No, 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 no,
qua non si può, non si può. Non si un può. Divano. Un televisore. No, 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 il televisore, no, tu, ma come guardare il film? Sì, sì, la legge. Mi piace. Legge, legge, e adesso andai al bar a guardare i film. Ma devi guardare i film, al bar, Signor Ernesto, mi spiace, ma lei mi capisce, vero? Faccio fatica, ma... Mi risulta anche che lei è proprietario di una barca di 18 metri, intestata a sua moglie, ma siccome non ha fatto la divisione dei beni, lei è responsabile. E di conseguenza io devo sequestrare una barca, un Mercedes, due maggiolini, la villa... No, questo si vedrà. Si vedrà anche i maggiolini da chi mi Come? Oh no, direttore, guardi, stavo ragionando tra me, ma così qua, delirio. Scusi, ma lei ha una sala di situazione, no? Sa il committente, quel condominio che stavo costruendo in subappalto, 1.500.000 euro, il committente fallito, ecco, allora chiama la banca, guardate che io ho già anticipato, potete aiutarmi? No, mi hanno rifiutato il prestito di 1.500.000 euro, dottor, ma si rende conto? Sì. Io avevo un impegno per il giorno di Sì, sono scorrenti di tutto. Ma mi permette una domanda un po' indiscreta? Ma lei dov'era quando sua moglie... Sì, quando sua moglie... Ho capito, Lei, dottore, conosce il dialetto, vero? Omine strangulare! Voce del verbo strangolare! Capisco. Dottore, ma lei che cosa avrebbe fatto mio popolo? Cosa farebbe in questi casi? Io non dovrei dirlo. No, lo dica, tanto non la sente nessuno. Mi la strangolare. Vedi, va avanti lo stesso. Ma lui fa bene, va avanti lo stesso, la vita. Tanto lui che rovina su me. E i suoi figli? Cosa? I miei figli? Ma i miei figli e pischi somar, tali padri se tali figli! No. Mi spiace, signor Ernesto, lei in una brutta situazione, la capisco. Adesso vado. E ci vediamo domani per caricare tutto il materiale sequestrato. E ci sono i letti, naturalmente. No, no, dottore, i letti li deve prendere su tutti! Perché beh, no, li lascia io, naturalmente, ma lui tanto trova un portello! No! Ma tu, quella paga mia, quello che tu... La legge è la legge! Tu, la paga mia, per l'uma! Yeah.
2, 8, 99, 4, 6, ma vada via il sacco, vada via il taglio di nuovo, guarda! Speriamo di superare l'otto, speriamo non proprio il bisogno. Nove. C'è. 13. C'è. 18. C'è. Ma potresti aver fatto. Mi ha un gelato. 25. C'è. 4. 4 giù. Si addrezza una costa, però non è sufficiente. 24. C'è! 5. 5. 5. Ma dov'è? Ho giocato 55. Ma si è conviata! Me moglie! Iana, me moglie in chile! Ma si è conviata! Non farà la vendita, me moglie! Ma si è conviata! Ma me no! Ma me no! 55! Che sarà mai! 55! 55! 55! Molti premi? 125.000 di euro! 125.000 di euro! 125 milioni di euro! Ti ho trattato per un po'! Ti ho ammazzato! No!
Giada, come si permette di queste cose? Ma amico, ho fatto la foto, eh! Ah, sì? Ah, sì, eh! Ah. Amico, ho fatto la foto! Ah! Ah, che bella cosa! Ah, ma mio! Sì! Sei tu che bello, sei tu, falsa mentira! Oh! Alice, Mattia! Ragazzi cari, io voi non vi posso buttare fuori di casa, lo sapete, vi voglio molto bene, eh? Voi siete santi del mio sangue. Adesso da questa esperienza voi dovreste cercare di capire qualche cosa. Voi siete sempre stati succubi di vostra madre. Ora finalmente abbiamo scoperto e se n'è andata. Io vi garantirò, se starete con me, quello che avete avuto fino adesso. Io ho una sorpresa da fare, non vi mancherà mai niente, perché io vi voglio bene. Ok? Ed ho vinto 125 milioni di euro. 125 milioni di euro. 125 milioni di euro. 125 milioni di euro. 125 milioni. 125 milioni di euro! 125 milioni di euro! 125 milioni di euro! Come on.
dopo... Porcari! Luigi Scapucci! Daniele Vicenti e Alberto Valentini! Vai! Stefania Barbuti! E Alessandro! Gretti! La nostra Alene Vanchi, questa meravigliosa scenografia è stata creata da Alice Bergamaschi, aiuto scenografo il Portu, Andrea Drogo, al trucco conosciuto in tutta Italia il nostro truccatore Fulvio Fiola. Da lì. Luci, effetti speciali, musiche, in regia che è là dietro che non può muoversi, Andrea Lombardi! Ma, aspetta! Ci vuole, in due ore di spettacolo ci vuole anche le suggeritrici, no? Se qualcuno va in Deltoni, sono... Camilla Sgorbani e Fabiana Corvi, fermatela. Ci sono dati in cambio. Scritta e diretta da Mercurio Bromo. Ci avete supportato tutta la serata, noi siamo molto felici, siete stati meravigliosi. Noi ce l'abbiamo messa tutta per potervi far passare una serata in allegria, ma pensiamo proprio di avercela anche fatta, no? Fatevi sentire. Ragazzi! Ragazzi! Avete capito che pubblico abbiamo, eh? Uno, due, tre! Visto che siete disponibili, no? Vi racconto un aneddoto che forse vi farà anche ridere. Allora, ero in Contadare, lui e Ernesto, quando abbiamo fatto le tre repliche, no? C'era sua moglie, no? E sa come si è comportato nei confronti della donna di servizio, facendo respirazione artificiale? E lui mi ha detto, no, per la telefono e mi fa, Walter, su fora. E non può cambiare la roba che mia. No, ma lì il bello adesso, che su, adesso questa qua, sua moglie sa cosa fa stasera, no? E lì che fia cambia anche stasera, eh? Allora... Aspetta, vatti! Dunque, e per terminare, stasera questa serata l'abbiamo dedicato a un mio carissimo amico che è scomparso un mese fa, che è stato interprete di ben 8 commedie come protagonista nelle mie commedie, una scritta 14, lui è stato per 8 volte, Luigi Barbieri. Ciao Luigi! Vieni qua! Ma guarda che buono, vieni qua! Ma guarda! No, alle spalle, si aspettano... Aspetto!
Allora, per rimanere in tema, diciamo che c'è uno che entra in un bar e gli dice il barista tanto questa si va. E gli dice, ma mi potrebbe fare un caffè? Ciao Fabio. E il barista gli risponde, glielo faccio subito. Passano due minuti, entra un altro cliente e entra e fa, buongiorno, vorrei un cappuccino. Subito, non c'è problema, glielo faccio subito. Questo qua rimane un attimo così, lo guarda e fa, di, bello, sarà mia, te procura, il barista. No, ho te procura. Grazie, buonanotte a tutti. Vi prometto che finalmente una nuova. Il prossimo Firenze vedremo una nuova. Grazie.